Mister, buonasera, è finita una partita che era importante, si è perso 2-0. Cosa manca a questa squadra ultimamente? Innanzitutto bisogna dire, riconoscere il merito all'avversario che comunque ha fatto una partita gagliarda, ha fatto una partita tosta, senza fare grandissime cose, però ha meritato di vincere, quindi ha vinto la squadra che ha meritato, secondo me che ha lottato di più, che proprio ha avuto più voglia di vincere. E questa è una cosa che mi dispiace, mi fa arrabbiare, perché di solito le partite così le facevamo noi, e quindi adesso è la cosa più preoccupante questa. I ragazzi hanno avuto, secondo me, un atteggiamento non di una partita, di una finale per noi. E c'è anche da dire che le prime occasioni veniamo subito castigati e puniti, però ce le andiamo a cercare alcune volte, quindi niente, bisogna accettare il risultato, ma ha vinto una squadra che meritava di vincere. Com'è il morale dei ragazzi stasera? No, il morale è come una settimana fa o due settimane fa. Loro sanno che dobbiamo lottare fino alla fine e quest'anno, secondo me, siamo partiti con un piccolo handicap, che è quello del gruppo. E stanno crescendo piano piano, ma è dura, ma non ci arrendiamo. Ma pensate di fare qualche inserimento a gennaio per completare la rosa, per dargli un po' più di struttura? No, ma quella è una cosa che a me interessa poco. Io cerco di lavorare con i ragazzi che ho, e i ragazzi lavorano tanto e lavorano sodo, io a loro non posso rimproverare assolutamente niente. C'è da capire se quello che possono dare è questo o possono dare qualcosina in più. Alterniamo partite importanti a partite come quella di oggi, quindi un po' di problemini ci sono, però ripeto, i ragazzi sono ragazzi da elogiare, perché comunque si impegnano sempre, lottano. Ripeto, c'è da capire solo se questo è il massimo che possono dare. Grazie, mister. Grazie a te, Marco.